qualche mese prima dell'apertura abbiamo realizzato un gruppo su Facebook dove invitavamo le persone a postare delle immagini più rappresentative in base a un tema che davamo settimanalmente. Quindi in base a quel tema, in base a avvenimenti politici o culturali, quello che accadeva veniva aggiornata questa parola, quindi era così. Questo archivio è in costante evoluzione, basta postare un nuovo contenuto e l'opera si evolve, cambierà nel tempo, a seconda dei momenti. Ok, quindi è un'opera in progress, diciamo, non è mai stabilita una volta per tutte, ogni immagine cambia continuamente, cioè ogni installazione sarà diversa. Ed è in tempo reale, questa è una parte dell'installazione. L'altra seconda parte dell'installazione è le immagini della seconda parte dell'installazione sono il contenuto delle stesse persone che entrano nell'installazione. Prima l'ingresso okay. È chiesto di loggarsi una pagina web che abbiamo realizzato noi e di loggarsi con un account Facebook. L'opera prenderà alcune immagini del proprio profilo personale per creare un immaginario all'interno e le persone che entreranno faranno parte dell'installazione. Quindi ci saranno le immagini delle persone, cioè le immagini delle persone che stanno entrando, per far percepire che diciamo, a far rendere partecipe di più lo spettatore e prendere le immagini. Rubargli immagini dal suo cellulare, in sostanza. Sì, ma in sostanza è che, cioè, entrando dentro Deep Dream entri in uno spazio senza dimensioni, gli specchi moltiplicano le immagini all'infinito. È come entrare in un cyberspazio, che è il luogo in cui avviene la trasmissione dei dati, no? E in cui queste immagini, questi video, queste GIF girano, scorrono. E all'interno di questo stream costante a un certo punto si vede apparire la propria immagine e quindi come dire che le persone fanno parte di questo flusso. Il flusso stesso è frutto della nostra vita virtuale, la nostra vita digitale che formiamo tutti i giorni accendendo il computer. Perché è un algoritmo di Google, giusto? Sì. Che avete strappato, ok. Sì. Diciamo, l'algoritmo è la macchina che studia l'uomo, tenta di imitarlo e apprenderne l'intelligenza. E, da questo noi abbiamo preso spunto per fare una rappresentazione di questo cyberspazio sostanzialmente. E, un altro aspetto dell'opera è sicuramente l'interazione. Il fatto che entrando all'interno le immagini si deformano perché si crea una sorta di deformazione spazio-temporale, un'attrazione tra la persona e il flusso di dati.